Permettetemi, sarò brevissimo anche perché evidentemente siamo stanchi e siamo tutti in procinto di tornare a casa. Io arrivo da Bergamo, siamo partiti alle 4 di questa mattina. Una brevissima digressione, anche per esigenze di trasversalità. Sono stati giustamente ricordati questa mattina, nel corso di tutta la giornata, personaggi che hanno fatto un po' la storia politica e sociale, dell'Italia. Quindi mi riferisco ad Aldo Moro e ad altri citati. Mi piacerebbe però richiamare, anche ripeto per esigenze di trasversalità, Berlinguer, che è stato fino a partire dal 1974 il fautore di un tentativo importantissimo come quello del compromesso storico, che purtroppo per la brutta fine di Aldo Moro non si è poi concretizzato. Questo per dire che la considerazione anche della politica e dei partiti stessi come svolgenti una funzione di mediazione sociale è insita nel nostro tessuto culturale, storico e politico. Semplicemente per questo. Vengo al tema. Condivido pienamente il percorso argomentativo del dottor Giordano, soprattutto sulle iniziative propositive che sono in campo e che grazie al forum e all'interessamento di chi è dietro queste idee, questi progetti, li sta portando avanti. Però il mio brevissimo intervento vuole soltanto tentare di capire insieme se esistono oggi nello status quo le condizioni affinché la mediazione possa intervenire anche in un settore sensibile come quello delle imprese. Allora, vi dico dal mio punto di vista, faccio l'avvocato, vi dico di sì. In che senso? In un periodo di crisi fortissima che viviamo da alcuni anni e che sicuramente non si risolverà a breve, l'ordinamento giuridico mette a disposizione degli strumenti appunto di soluzione delle crisi aziendali. Prima e originariamente in ambito fallimentare, quindi con la modifica, la riforma del concordato, quindi è stato introdotto il concetto di continuità aziendale anche in ambito di concordato, quindi non solo liquidatorio, è stata introdotta la ristrutturazione del debito e riformata e rafforzata, è stata introdotta la transazione fiscale. Ma di più, il legislatore si è reso conto di quanto fosse importante, appunto in periodo di crisi, consentire alle aziende di accedere a degli strumenti che consentissero loro di non mettere nel nulla l'attività, ma di salvarle l'azienda, quindi posti di lavoro, competitività, eccetera. Tant'è che ha esteso e previsto le procedure di soluzione delle crisi aziendali anche in quelle imprese medio-piccole che erano fuori dall'ambito di applicazione della legge fallimentare, quindi introducendo la normativa, la legge sul sovraindebitamento. Quindi mettendo a disposizione anche dei piccoli imprenditori e anche dei consumatori questo tipo di strumenti. Ma qual è, al di là del concordato che rientra un po' nella storia professionale, quindi c'è una certa dimestichezza da parte dei professionisti nell'utilizzare questi strumenti e quindi ha avuto anzi un abuso, tant'è che il legislatore è dovuto intervenire per mettere un freno perché si stava troppo pregiudicando il creditore rispetto alle esigenze di tutela dell'azienda, per altro verso strumenti importantissimi come quello della ristrutturazione del debito e delle procedure di sovraindebitamento sono praticamente inutilizzati. Notizia aggiornata settimana scorsa, a Bergamo, che è una realtà imprenditoriale importante, procedure di sovraindebitamento depositate una. Risale a un mese fa, sempre a Bergamo, cancelleria fallimentare, procedure di ristrutturazione tre. Allora, vi renderete conto che non sono strumenti che non vengono utilizzati perché non si conoscono o perché, ma evidentemente perché non c'è un'organizzazione professionale alle spalle tali da poterli sostenere. Allora, credo invece che la mediazione, come oggi è concepita, quindi senza necessità di grosse riforme, possa essere utilizzata efficacemente in questo contesto. Perché? Perché le procedure di soluzione di crisi aziendale non sono altro che derivazione di accordi tra l'imprenditore che è in crisi e il creditore che vanta un credito appunto nei suoi confronti. Quindi si tratta sostanzialmente di favorire e arrivare a un accordo. Ma chi meglio di un organismo professionale come l'organismo di mediazione può consentire e agevolare queste cose?
Quindi dico, potrebbe essere utilizzato, e finisco così do spazio agli altri, dobbiamo cercare, e stiamo lavorando su questo, e anche con il dottor Battaglia mi ha confortato in questo tipo di elaborazione. Dobbiamo cercare di concretizzare, dal mio punto di vista, un progetto tale per cui informare imprese, associazioni e quant'altro, affinché accedano allo strumento della mediazione come strumento di soluzione di crisi aziendali. Allora, concretamente il forum cosa dovrebbe fare? Concretamente? Allora, concretamente bisogna che favorisca la realizzazione di un progetto che vada in questa direzione. Magari propongo di creare un tavolo tecnico che possa metterlo a punto, per poi appunto valutare cosa fare, come fare, con chi farlo. All'interno dell'osservatorio sull'uso dei sistemi. Sarebbe un'ottima cosa. All'interno dell'osservatorio, quindi, dottoressa Tempesta, questo progetto dovrebbe prendere direttamente contatto con l'avvocato Iorlano.